Per quanto soffra ancora della mia amnesia, i rischi corsi da Tommy e Edge per liberarmi mi turbano. Adesso vogliono che punisca i pochi privilegiati di Neo-Parigi. Edge parla di una missione clandestina da effettuare nel cuore della confortezza di Saint-Michel. Di un duro risveglio di questo quartiere altamente sorvegliato, che lo renda fertile per i semi della rivoluzione. E perché no? Nonostante la sua sia una giusta lotta, è la sua amicizia a legarsi ai miei pensieri alla deriva. Perché i nostri nemici mi hanno cancellato la memoria? Sono davvero così pericolosa? Nel mio petto, nella mia gola, sulla punta delle mie dita, sento palpitare il potere che tanto le spaventa. E spaventa anche me. Il potere di prendere l'essenza di qualcuno, i suoi ricordi, e modellarla a mio piacimento. Riscrivere la sua storia. Essere come Dio. Il solo pensiero mi fa girare la testa. Se tale capacità rappresenta davvero quella che era la mia essenza, allora devo riacquisire ciò che mi è stato tolto. Benvenuti nel quartiere di Saint-Michel. Grazie per aver scelto Arsedova. Buona caccia. Mi servirebbe una guida. Desolata, affari di famiglia da risolvere. Il tuo primo obiettivo si chiama Kaori Sheridan. Mi servono dei codici segreti nascosti nella sua memoria. Chi è? L'architetto più famoso di Neo-Parigi. Il suo cervello contiene ogni più minuto particolare di ogni edificio che ha progettato. Come la trovo? Il tuo contatto si chiama Bad Request. Ti aspetta all'ultimo piano della rotonda di Saint-Michel. Non c'è niente da vedere, gente. Sulla bocca, numero 17. Acquisto confermato. Impianto mnemonico in corso. Rimanere immobile. Eccoli, i pochi privilegiati. Al sicuro tra le loro piccole comodità, mentre a pochi metri dalla barricata gli altri soffrono. Nessuno può scegliere da che parte della barricata nascere. Non è il loro egoismo che condanno, sorellina, ma la loro brama di dimenticare tutto ciò che dà loro fastidio. L'umanità è il Signore, essa racchiude tutte le sue espressioni. Il salto è più vicino per una diagnosi. Entro 30 secondi, giuro che lo vedo. Sono in ritardo, in ritardo. Mio Dio, molto spiacente, madame. Ehi. Si sente bene? Devo chiamare il pronto soccorso? No. Ehi, sto bene. In caso voglia inoltrare un reclamo, i miei dati sono stati salvati automaticamente dal suo terminale sensor. Buona giornata. Ah, finalmente! Sono 20 minuti che aspetto.
tutti i giorni. Cachi per terra. Questo è il suo indirizzo? Sì, sì, credo di sì. Grazie. Al vostro servizio. Se siete soggetti ad accesso mnemonico intermittente, attivate la vostra bussola prima di uscire. Un attimo, ce n'è un'altra. Signorina, tutto bene? Sembrate persa. È lei, la cacciatrice di memoria ricercata. Qui pattuglia 17, rapporto. Fuggesca identificata, recupero in corso. Meglio dall'alto, eh? Ti stanno tornando i vecchi istinti. Chi erano? Le divise? Forza Sabre, corpo di polizia privato finanziato da Memorize. Servizio d'ordine con il sorriso. Deve essere qui da qualche parte. Cercate dappertutto. È una professionista. Occhi aperti. Ehi, terrorista! Tu finisci all'ospedale!
diritto ha questo bad request? Giovane, irrequieto, con una stupida pettinatura. Un aspirante cacciatore di ricordi fedele alla causa. Ah, e il tuo più grande ammiratore. Quasi raggiunto la rotonda e la forza sabre ha perso le tue tracce. Ottimo. Solo l'inferno. Ha cominciato tutto con quella maledetta rete Sensen e guarda che cosa è diventata. È il capo di Memorize? No, lui è il genio creatore, la star capricciosa che armeggia nella sua torre d'avorio. Il capo di Memorize è Scylla Cartier-Wells, sua moglie. Un nome, due teste, mille ragioni per essere inquieti. Nemopolis, un futuro raggiunto da Charles Cartier-Wells. Ricordato. Lunga vita alla comune. Nemopolis, presto potrete abbandonare ogni paura, un luogo di pace. Nilin la cacciatrice, sono il tuo più grande ammiratore. Grazie. Ho già esplorato un percorso. Non è la prima volta che faccio shopping nel territorio dei ricchi. Cerco l'ufficio dell'architetto. È tutto qui dentro. Un'ora fa ho memorizzato la traiettoria ideale per evitare i droni di sorveglianza. Devi solo prenderla. È un grandissimo onore farsi aprire da te. È come ricevere un autografo. Fatto? Hai preso tutto? Sì. Segui il mio passato, un percorso fatto di remanescenze che ti aiuterà a superare i droni che proteggono la confortezza, fino a raggiungere Kaori Sheridan. Lungo il tragitto ho ancorato delle memo boe che ti indicheranno quando attivare le mie remanescenze. E grazie per non avermi travasato la mente. Per un attimo ho pensato che avresti cancellato il nostro incontro. A ricordarci presto. Il mio più grande ammiratore è lui. Salve, Nilin. Se tutto procede secondo i piani, qualche minuto fa ci siamo parlati e ora hai accesso a questa remanescenza. Ripeti ciò che faccio e riuscirai ad arrivare al tuo obiettivo. Sei pronta? Si parte! Il tuo Sensen sovrapporrà sullo spazio intorno a te i ricordi che ho di quest'area. Usando il tuo guanto potrai sincronizzarti con essi e svelare informazioni nascoste. Ecco fatto, ti lascio sincronizzare. Ci ritroviamo dall'altra parte.
Ehi, sono di nuovo qui, pronta a seguirmi. Ehi, sono di nuovo qui, pronta a seguirmi. Contro i droni, fa attenzione. Quelle diavolerie sparano senza fare domande. Non entrare nel raggio d'azione dei loro coni di rilevazione, sarai a posto. Il problema è vedere i coni. Ho creato un dispositivo che mi permette di vederli come una sovrapposizione sul mio sensor. Ogni volta che attiverai la mia remanescenza, potrai visualizzarli attraverso i miei ricordi. Un saltino per arrivare al traguardo? Maledizione! Esattamente come non farlo! Christmas. Lo conoscevo. È un cacciatore di ricordi come me. Era. È l'onta della tua professione. Poteva essere un prodigio. Invece ha venduto l'anima in cambio di una grossa paga. Oh!
fatigarmi ancora per molto? Kaori Sheridan ama contemplare le sue creazioni dal suo balcone. Continua a seguire le remanescenze di Petri queste. Stai al passo. Ok. Bene, eccoci qua. Il progetto Phoenix, la ristrutturazione totale di Neo Parigi. Io voglio scoprire i segreti della diga di Saint-Michel. La diga che domina il quartiere? Perché? Diciamo solo che credo nella libera circolazione di persone e merci. Controllo le misure del 1962. Sai cosa? Quell'immagine va spostata. No, io... Non va, devo ricontrollare quelle misure. Dov'ero? La diga? No, non la diga. Strano. Davvero strano. Edge, la connessione si indebolisce. Stanno cercando di disturbare le nostre comunicazioni. Tenta di portarti più in alto. Presto, io cerco un canale libero. Edge, sì, ti ricevo. Sono riuscito ad aggirare il malware di Kid. Inviami i codici. Presto.
Ok, li sto caricando. Bene. Non resta che introdursi nel mainframe della diga di San Michel. Con le mani nel sacco. Voi erroristi non avete alcun pudore. Nili, dopo tutti questi anni, ancora dal lato dei perdenti. Ci conosciamo? Tu eri una cacciatrice di ricordi eccezionale. Ragazza mia, forse la migliore. Ma hai imbroccato una strada diversa. E guarda che cosa sei oggi. Una criminale, braccata. E con la testa come un colabrodo. La politica è così fuori moda. Sputi sempre tanta saliva? O è solo quando sei in onda? Sei sempre stata una grandissima sbruffona. Mi divertirò proprio. È il momento del Christmas Show! Stile, gente!
Puoi farcela! Ancora dal lato dei perdenti. No, non qui, non davanti ai miei fan. No, aspetta, parliamone. Io posso darti... Grazie ai codici che mi ha inviato, la controffensiva errorista avrà inizio tra pochi minuti. Sfrutta la confusione per uscire e raggiungere lo Slam 404. Alle 10.47 di questa mattina, sirene in tutta la città hanno annunciato l'improvvisa apertura della diga di Saint-Michel, che ha fatto riversare miliardi di litri d'acqua dal bacino artificiale di Saint-Louis nel tranquillo quartiere di Saint-Michel, inondandolo. Come potete vedere da queste immagini Sensen, l'onda gigantesca ha inghiottito ogni cosa. Attualmente la vera entità di questa catastrofe è difficile da valutare. Le autorità di Neo-Parigi riportano già decine di morti e numerose centinaia di dispersi. Dall'altra parte della diga, il repentino abbassamento delle acque ha avuto conseguenze per gli abitanti dello Slam 404, un quartiere caratterizzato da un continuo fermento sociale. L'immediato schieramento della forza Sabre all'interno e all'esterno della zona è volto a contenere possibili sommosse. In effetti, lo svuotamento del bacino di Saint-Louis ha messo fine all'isolamento della fortezza della Bastiglia, dimora dei più pericolosi criminali di Neo-Parigi. Rimanete sintonizzati per ulteriori notizie.